Buongiorno ragazzi e benvenuti nel mio nuovo video di allevamento amatoriale di Raffaele Esposito. Ragazzi, oggi vi volevo presentare questo affascinante stildite, la stildite capo blu. Abbiamo due maschietti e una femminuccia. Che dire, hanno dei colori stupendi, dell'azzurro intenso, e questo insieme alla stilte blu e al cordon blu fanno parte della medesima famiglia, uccellini africani, e sono spettacolari. Guardate che bellezza. Beh, ragazzi, che dire, innamoratissimo di questi animali. Adesso aspetteremo la primavera per poterli accoppiare, sperando in qualche femminuccia in più, avendo due maschi a disposizione. Uno 2020, no, uno 2019 e l'altro 2020, quindi giovanissimo. E vediamo un attimo se si riescono a riprodurre. So che sono animali abbastanza difficili, come un po' tutti gli africani. I passeri del Giappone non ne accettano i piccoli facilmente. Quindi aspettiamo la primavera per provarli in voliera esterna, sperando nella purezza. Animali abbastanza docili, tranquilli, come vedete, e li facciamo svernare poi fine marzo, li lasciamo in voliera e vediamo se riusciamo ad avere qualche piccola nidiata con loro. In voliera esterna già ci sono dei cordon bleu, sempre due maschi e una femminuccia, però loro, avendo superato l'estate e primavera già in voliera, sono già acclimatati, quindi loro sono ancora già in voliera. E niente, amici, aspettiamo con la speranza di fare delle schiuse abbondanti e vediamo un po'. Io non so se riuscite, in verità lo scopo del video era questo, non so se riuscite a vedere il maschietto dietro la femminuccia, vicino alla femminuccia. Ha una tonalità di azzurro leggermente più nel verde, non so se riuscite a notarlo. Io ho la vaga sensazione che sia un portatore o addirittura qualche mutazione, magari mi sbaglio, e ce ne accorgeremo con la riproduzione, appena sarà possibile, amici. E vi lascio con questa bellissima inquadratura. Se il video vi è piaciuto, mettete mi piace e iscrivetevi al canale. Buona serata, amici. Al prossimo video.